Bella ragazzi, sono Kingsley Corporation e benvenuti nel secondo Let's Play di Infamous Second Son. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingsley Corporation e non indugiamo oltre, continuiamo. Prima però devo aggiustare. Ho caricato la live su YouTube, quindi volete Edge, dovresti vedere che roba. I Duke hanno preso il possesso della città. Camminano tutti a testa bassa. Sembrano terrorizzati. È la legge marziale. I militari portano al collasso la città e i cittadini per assumere tutto. Fanculo l'esercito di occupazione. Così te non lo chiederei ai 420. Questo ci voleva. Reggi, i nuclei trasmettitori che abbiamo visto lungo il viaggio non dovrebbero aver subito danni. Questo sembra sigillato. Dubito che i Duke ti presteranno le chiavi. Dovrai aprirlo con la forza. Fortuna vuole che io abbia un nuovo potere spacca tutto. Scusate ragazzi, un attimo. Perché voglio fare una cosa. Ah, non posso farlo. Cambiare giacca. Devo farlo, ma non posso. No, non lo posso fare, perfetto. Potenziamoci. Bello. Serve questo. Ok, perfetto. Messaggi che mi arrivano sul telefono. Salve. Come va? Spettacolo. Attenzione di sotto! No. Non male, eh? Vuoi rivederlo?
Chi ci sono in questa città? Beh, almeno potrai contare su un vantaggio numerico, no? Ma in che senso, scusa? Beh, un singolo uomo può muoversi in fretta e di nascosto. In più il nemico si sottovaluterà. Se ne accorgeranno neanche. Perché non lo spieghi anche a loro? Magari si arrende. Edge, ci sono telecamere a punti di controllo a ogni angolo. È proprio questo il vantaggio di giocare in casa. Peccato che questa non sia casa loro. Prova a spiegarlo. Ah, fa male il piede. Ah, il mistero. Ok, devo pensare a qualcos'altro. Deve funzionare. Funziona, cazzo! Ah, sono solo due. Ok, vediamo se posso potenziare per aumentare. No. Quattro momenti. Sai che ti dico, se continuo a sviluppare magari a questo ritmo, tra un giorno o due sarò pronto ad assaltare la sua fortezza. Ok, perché invece non abbassi la cresta, spaccone? Quella appena rasò solo un ponte di acciaio e cemento, ricordo. Ok, dici che... Ciao, Giuseppe, cosa va? Scusami, sono un po' concentrato, però. Dovresti vedere questo posto. Deserto, sul traghetto in partenza o in arrivo. Stessa situazione all'aeroporto e alla stazione. Senza il ponte, di UP ha trasformato la città in una prigione. Non sarà una passeggiata, vero? Ah, scusa se non te l'ho ripetuto allo sfinimento. Credi che il DUP si comporti così in qualsiasi città? Apparentemente così dicono. Perché la gente si piega a questo? Perché a questo punto i cittadini non vogliono rischiare la vita in nome della libertà o del diritto alla vita. No. Non mi convince. No. Morrigo. Sì, sto bene, sto solo concentrato. Lancia. Abbiamo visto il civile dietro. Sono un po' stanchino così, però sto bene. Bomba sul chiude. Questa mi piace. Fumo passivo, è una brutta bestia. Ho finito i nuclei trasmettitori che mi ha inviato. Me ne servono altri. No, non ci sperare. Questa faccenda dei poteri ti ha dato alla testa. Trova un posto dove rilassarti e statene buono per un po'. Cos'è questa fissa con lo starsene buoni? Io sto bene, alla grande. Ne voglio ancora? No, ascolta, sto seguendo una pista insieme a un detective della polizia. Ma prima di muovermi devo essere sicuro che il cervello ti funzioni a dovere. Ok, me ne starò buono, o quello che è. Ok. Due potenziamenti disponibili, vediamo quali sono. Bomba sul cuore gigante. E? Una cosa per corpo a corpo? Ah, vabbè, faccio bomba su gigante. Si sente bene? Voce, video, tutto? Ho delle informazioni sulla rete di comunicazione centrale del DUP. C'è un'antenna principale con cui coordinano le operazioni di tutti i quartieri più piccoli. Hai qualche idea di dove sia questa rete di comunicazione centrale? Beh, hai sempre detto di volerlo vedere. Adesso che siamo qui. Vuoi dire che è lo Space Needle? Space Needle.
Ok, grazie. Uomo, un'idea e una bomboletta, strike. Allora abbasso un attimo l'audio del gioco. E alzo un po' il livello del microfono. Così va bene? Così va bene? Perché ce l'ho pure io abbassato un po' la voce, cioè solo per la stanchezza. Sì, è bello. Sì. Molto bello. Ops. Questo io, vabbè. Perfetto, ok. Questo è un culano. Ah, vabbè, io. Non ti ha fatto niente. Vai. Bravo. Ah, sta qua dietro, sta. Ok. Sì. Sì, poi? Sei qua, hai visto? Ok, quello si è arreso. E voilà. Scambio di tutto. Allora, non possiamo fare la missione perché dobbiamo fare il coso del GP, quindi andiamo a fare il coso del GP. Però me lo ricaricare prima. Ah no, facciamo la stealth. C'è il potere del fumo qui? Nelle vicinanze? Lì. Ah vabbè, facevo così. Ehi. Vai. Ah, vabbè, fatto. Aspetta. Una bella boccata! Ok, vai. Oh, non vedo le tue palle però. Aspetta, sto pure alzato di livello, quindi. Mannaia. Ma so vi fumo. Attenti, stanno fatti grande. Vai. Ok. Sono fuori, te devo beccare. Ho poca energia, non so. Vieni. Non ne riesco a beccarli. E niente. Vedo tutte le palle.
Dove atterri? Fatto? A posto. Oh. Non mi sparare mentre sto facendo questa cosa perché mi incazzo, eh. Davvero? Mannaggia, non lo so salire. Guarda, non c'ho... Come faccio? Vabbè, sono qua. Prendo danno, però. Almeno c'è il fumo, dai. Vai. Ciao. Ah, mi sono potenziato, eh. Un po' mi sono potenziato. Ok. Ok, distrutto. E molto dobbiamo cercare tutti i frammenti. Primo frammento, vai. Secondo frammento, vai. Terzo frammento che è lì. Cosa ho fatto? Lì. Missile di cerere, vai, più potenziamento. Okay, così ci abbiamo tre missili. Space Needle. Dovrai raggiungere la cima del nido. Mi arrampicherò fino in cima. Oh, ma perché? Gira visuale. Quale potrebbe essere il motivo per il quale riesco ad assorbire il potere da alcuni conduit, come ad esempio Hank, e non dagli altri, come ad esempio uno di questi agenti del DOP? Oddio, non dirmi che prima ci hai provato. Ehi, ora non cominciare con te, l'avevo detto. Oh, matto, matto. Pensavo avessero bloccato gli ascensori. Salto dell'esistenza. Beh, può darsi che tu sia in grado di assorbire solo il potere da un conduit che lo ha ottenuto naturalmente. Un conduit primario, come Hank o magari Augustin. Gli agenti del DOP hanno preso tutti i loro poteri più deboli da Augustin, quindi forse non possono passarli ad altri. Nemmeno a te. Insomma, mi stai dicendo che dobbiamo andare avanti. Mi pare giusto. Non insistere. La prossima volta... Questa roba dall'interno fa ancora più schifo. Voglio proprio spaccare questo coso. Come sto facendo una cosa pericolosa e mi chiama Betty. Ehi, sono Betty. Dove sei? Ah, ciao Betty, sono allo Space Needle. Ah, oh, d'accordo, ti richiamo più tardi. Mandami una cartolina. Ah, certo, se il negozio di souvenir non chiude prima. Ciao Betty. Ciao tesoro. Finalmente. Peter, come va? E niente, sto facendo giochi. Sono sul ponte di osservazione. Non abbassare la guardia. Allora, fammi fuori. E richiamiamo. Oh, ricarica. Ok. Vai, spostamenti. E va di qua. È ora di distruggere l'occhio del nido. Deve essere questo a tenere insieme tutto. Che diavolo! Non ti avevo mai visto prima. Un calo di frame. Reggie, hanno un piccolo esercito quassù. Bene, siete il posto giusto. Oppure, no. Che non gli piace chi gioca con i loro giocattoli. Concentrati, Leslie. Vedi un modo per bloccare le comunicazioni.
Ah sì, c'è una specie di sostegno. Serve a tenere fissate le antenne. Bello, doppio, vai, doppio. No. Vai, doppio. Comunque non sono mai stato così forte in questo gioco, mai. Vai. Ok, vai. Ah, avete arreso, eh? Merda. La rage level 100, e beh. Basterà segarlo. Ottenere nuovi poteri non è un male. Vai. The new power. Questo potere è figo. Questo qui sì. Questa sarà una cosa epica! Hai visto? Non è stato così male. Ecco fatto. Non va meglio per Signori, diamo inizio a questo spettacolo. Sostegno andato. Bello. Vi ho perso. Mi ricevete? Non ricevo segnale. Lei? Niente al di fuori della vostra zona. Sì, Reggie. Troviamo dei conduit primari e assorbiamo altri poteri. Siamo i padroni delle strade. Facci piano di alcune strade. Ah, presepe, per qua devi decidere due, okay, che metterci. Controllo ancora l'altro 98%. Non li abbiamo cacciati dallo Space Needle, dai. Hai distrutto il centro comunicazioni, ok? Non ci sentiranno, ma non sono stupidi. Per cacciare completamente gli UFO da Seattle ci vorrà tempo. Siamo appena arrivati. Conosci il proverbio un viaggio di 1000 miglia comincia sempre prendendo a calci qualcuno? E chi l'ha detto? I cinesi. Col coronavirus. Vai, Presepper, decidi tu, vai. Ah, bene, questo? Il coso delle mani, vabbè, è l'unico delle mani, quindi ci sto un botto. Certo, per essere un eroe sì. E va. Ehi, Reggie, la vedi bene da lì? Stai scherzando? Credo che si veda anche da Portland. Voglio solo che i dubbi sappiano che sono qui. Chi è quello? Non è uno dei tre fuggitivi? E mo adesso siamo alzati di livello, guarda. Io manco, non ho fatto niente. Già mi danno una caccia. Delsin, ho chiesto in giro dei bioterroristi che sono fuggiti. Signora, se Reggie, mi sa che mi serve un addetto stampa. Ma di che diavolo parli? La gente qui comincia a chiamarmi lo sbandieratore. E diciamocelo, è da sfigare. Credo che sarebbe una buona idea se te ne andassi dallo Space Needle adesso. Voglio dire, perché non il giustiziere affumicato? O magari Smoke? Ascolta, cercherò di scoprire qualcosa sui bioterroristi che sono fuggiti. Finché non torno a dirti cosa ho scoperto, perché non provi a sabotare qualche altra operazione degli UP? Una tizia a caso. Beh. Fa ritirare cose lì di più. Vabbè, sti cazzi. Tanto. A platinarlo non lo platino. Non è andato giù. No, dove sta? Sta sopra, vedi? È arrivato giù. Vabbè.
vaffanculo. Ecco. Abbiamo fatto. Ah, ok, ora abbiamo pure. Potenziamoci. Intanto volevo cambiare la giacchetta, però non posso. Che palle, volevo la giacchetta di Colme Gratt, però vabbè. Allora, fumo corrosivo. Assorbi fumo. Proiettili di fumo, dai. Ah, posso potenziare un'altra cosa pure. Esplosione di sirene, vai. Così. No, ho sbagliato tasto. Ok, così sono più veloce, dai. C'è una secondaria? Che cos'è? Ah, è una secondaria e basta, vabbè. Vai. Ah, questa è cosa che taglia erba, non ricordo. E che cosa fa più? Bigfoot. Ok, vai. No, che abbandono, sei scemo. Ho reso il mondo un posto migliore. Sì, Bansky. Non so chi è, però. Però ho visto le sue arti. Molto belle. Allora, se riusciamo a prendere. Dove sta? Eccolo. Ah, sta sopra, devo salire. Preso! No! Ok, adesso sì. Vai. Ok. Non devo fare nessuna missione? Faccio una missione secondaria, così, a caso? Facciamo una missione secondaria. Libera. Allora, tanto non mi stava subito. Vabbè. Ho capito. Ah, non lo posso fare in aria, però posso fare così. Ma adesso ho fatto una cazzata, eh. Guarda. Guarda quanta gente innocente muore. No, a quanto pare sono rimasto buono. Bene, bene, bene. Ok, fatto. Abbiamo missione. Che devo cercare? Questo. Il vestito. No. È uno da parco? No. È questo? Eccolo. Ma come faccio a seguirti? Scusami. Ce lo vedi tipo neon. No, lo sto perdendo, sto fallendo la missione. No, è vicino, dai. La forse non è tutto fallita, dai. Ha preso un'idea, sì, no.
Ma cosa si muove? Sì, sto andando fuori mappa. L'ho visto un po'. Credo? Mamma mia, raga, previsione. Vabbè, che devo fare? C'è una missione qui. Lo sbloccare un'area, che ne so. A quanto pare si devo sbloccare un'area. Quale però? Andiamo qui. Il treno! No! No, sali. Vabbè. Va bene, sono bravo, scusami, compa. Ho scoperto una traccia su uno dei bioterroristi fuggiti dopo l'incidente. Soprattutto orecchi. Mi trovo ancora alla stazione, non è il posto ideale per parlare. Ci vediamo tra la quarta e Vickers. Ok, sta arrivando, Quando sei in Karma Infame, quando devi fare, che ne so, la bomba, no, qua, in alto a sinistra, da infame ci devi mettere poco tempo per sottomettere, perché sennò non ce la fai. Invece qui c'è tutto il tempo, a meno che non massi qualcuno e si interrompe. Vai. No, via, corri, la sente. Di qua. Buonanotte. Sto di fumo. Grande frate. Guarda che non posso fare la missione. Uno. Qual è l'altro? Dov'è? Hai visto? Basta non mi rompere le palle. Lo devo pure seguire. Ah, non lo posso fare? Perché non da sconfiggere tutti, vero? Ok, campione. No, sì! Oh, l'ho servito? Sì, ci voleva. Allora, quella è una torre e quella è un'altra. No! Ok. Vabbè, mai ripreso. Bel sì. Ok. Uno. No, ho sbagliato torre. No, cecchino no, Schifoso. Bomba su pure, vai. Merda. Ok, assorbi il fumo, mi serve il fumo, mi serve il fumo. Muoio, ci muoio, guarda che ci muoio. Coglione. Ok, no. Vabbè, fatemi respirare, scusate. È spettacolare! Pure qua, vai. Sottometti. Me ne serve un altro ancora. Ok. Vai. Mi serve fumo. Non ce l'ho. Ok, ce l'ho. Levati.
sono da là. Ok, basta. Fai la cosa qui, così fa missione. Hai capito chi è forte qui, eh? Non mi rompete i coglioni. Vai. 4, 5. Allora, presente, se tu ci sei in questo momento, ti dico una cosa. Tu lo sai che cos'è Play at Home, no? Che mettono i giochi gratis e cose così. Allora, in poche parole, domani deve uscire Horizon Zero Dawn. No, testo il disco, dai. Io domani me lo metto, me lo scarico pure, così una volta finito la missione Second Son c'ho pure l'altro gioco da portare, sempre dopo il riposo. Però un gatto bianco, vai. Bello sto micio, quanto è bello. Prego mondo. Inizia sta missione. Ah. Alta tensione al Pacific Science Center. Quando un uomo non identificato si è arrampicato sul famoso Space Needle per essere una nuova bandiera al Ben Hur. Colme Grat. Attenzione, easter egg. Bandieratore, fa veramente schifo. Vabbè, comunque domani esce Horizon Zero Dawn e quando è lo porto, così ci giochiamo un po'. Scusa Delsin, sono stato trattenuto. In confesso ho scoperto che c'è in giro questo bioterrorista. L'ho appena sentito, ti dispiacerebbe non usare quella parola? Quale? Bioterrorista? Sì. Sai che è un'invenzione del DUP per fare in modo che la gente abbia paura dei conduit. Ehi, chiamalo come ti pare. L'importante è che lo troviamo, sì, e ci facciamo dire, sì, quello che sa su Augustine. E assorbiamo i suoi poteri. Ok, va bene. E assorbiamo i suoi poteri. Andrà tutto bene, vedrai. Ascolta, hanno appena trovato un cadavere tra la Quinta e Briar. Vai a dare un'occhiata, ma devi promettermi che non attirerai l'attenzione, ok? No, prometto, giuro. Parola di Delsin. Allora, sta live la faccio lunga perché non ce la faccio a fare due live, veramente, sono stanchissimo, voglio dormire. Già ho dormito male stamattina. Sono proprio stanco, sono proprio debole, giù. Forse la porto stasera quando sono un po' più... Occhio, fra... Corri, tela. Allora, intanto potenziamoci, vai.
Bravo. È probabile che ci siano degli agenti di polizia sulla scena del crimine invece dei DUP. Io voglio aiutarti, ma di uccidere i poliziotti non se ne parla. Va bene, mi limiterò a stordirli con i miei phaser. Ok, ho fatto come mi hai detto tu. Ho superato i tuoi colleghi. Grazie. Anche se non capisco a che servano i poteri se non li uso. Beh, ho trovato la vittima. È certamente opera di un conduit, è molto teatrale. Ho bisogno che scatti un paio di foto della scena del crimine e me le mandi. Tutto ciò che potrebbe fornirci un indizio. Ok, allora. Primo è drogato. Ecco le tue ferite. Droga. Mi chiedo quale razza di potere sia riuscito a fare questo. Una balla di fuoco? Un laser? Oh, un raggio ottico della distruzione totale. Non mi dispiacerebbe avere un raggio ottico della distruzione totale. Anche se il colpevole dovesse essere un conduit primario, a dirla tutta non è neon. Ti spiego. Le sai i quattro stati qual è? La mia prima vittima solido, sarà liquido, suggerito il nome gas sbandieratore. E plasma. In poche parole, il potere di Delsin è mi sta inviando il la plasma, foto, però mi sa che è venuto neanche con gli occhi neon. Chiusi. Reggio, salto delle sirene. Fammi controllare. Sì, il DUP ha allestito un cordone lì vicino. Ho avvisato il dipartimento di Seattle di stare lontano. Deve essere il conduit. Vado a vedere. Scendi, scendi, scendi. No, 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 letto, letto. È caduto? No, niente. Continuiamo, dai. Fai un altro scattino, terzi. Niente, sono caduto. Ah, volete giocare con me? Giochiamo, dai. Mi sembrava di avergli detto di starci alla larga. No, vai, sto 10 di più, vai, vai, vai. Ultimi. E vai. Mazzata finale. Muoiono tutti. Tutti. Un po' di qua. Perfetto. Il culo del soldato. Tutti. Tutti. Così si gioca. Ah, sì! Andiamo alla grande! Ok, dobbiamo prepararci, secondo me, a far fuori l'elicottero, eh? Secondo me, poi non lo so. Avevi ragione. Ci sono più di ovunque. Ci tengono a catturare questo tizio. Ne va della loro reputazione. Oh, beh, e anche della mia. Ah, mi stai contando con i spari? Ma culo, andare a cagare. Prendete il mio terrorista! Sarebbe più corretto, prendete il conduit! Sempre se ci riuscite. Oh, ma questo... No, morto. Sono morto. Sono morto. Sono morto, sono morto, sono morto. Sono morto. Assorbe il fumo. Grande fratello mio. Vai a cagare. Fa cagare. Eccolo servito. No, 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 non funziona così. Non funziona così. Non funziona così. Vai, vai, assorbe sta. Ma tu davvero questo mi ha le palle, eh. Ma ah, potete spararmi da qui? Eh? No! No! Vai! E prendi fiato? Bravissimo! Sì, concordo pienamente! Oh! Rilassati.
Oh, basta. Con le tecnologie attuali possono rendere... Sì, concordo. Ormai abbiamo la Unreal Engine 5, quindi direi che posticci. Vai, stordisci. Questo mi ha rotto i coglioni. Oh, no. Non mi faccio vedere io a quello là. E basta. È finito. Basta. Vai, l'ultima sessione. Ma possono fare molto di più comunque, eh. Beh, devo ammettere che questo conduit ha stile. Uno stile malato. Ok, ora mi servono... La foto del volto e delle ferite, scommetti. Se non è troppo distorto. Ecco, ora ti mando anche la foto delle ferite. Non serve, l'ho trovato dal volto. È uno spacciatore con una fedina lunga 1 chilometro. Bene. Cerca la sua roba, potrebbe darci qualche indizio sul perché il cecchino abbia scelto lui. E io già so dov'è. Zala. Occhio fra. Santo cazzo. Santo, cosa santo? Desi, tutto bene? Yeah. Ho trovato il nostro cecchino, lo seguo. Aspetta, non uccidermi. Tengo in pace. Va tutto bene. Sono dei vostri, cioè dei nostri. L'avevo quasi preso un po' qui, eh. Non correre, non voglio farti del male! Soprattutto se non rallenti! Andata. Fermati! Torna indietro! Grande, è stato un piacere. L'hai preso? No, è fuggito. Veloce, molto, molto veloce, come un conduit. Raggio ottico della distruzione totale, ti ho già dimenticato. Non mi fai essere bugato, non fare l'ingordo. C'è una cosa strana però. Dopo ogni colpo l'insegna al neon alle sue spalle e spiaccolava leggermente. Deve essere la fonte del suo potere. Torna all'insegna e vedi cosa scopri. Vai. Altro pezzettino. Devi vedere cosa fa questo tipo. Spara raggi laser o qualcosa così. Il suo potere unito al mio fumo mi servirebbe una volta raggiunta Augustine. Calmati, prima dobbiamo ritrovarlo. Potevamo potenziare qualcos'altro, vero? Sì. Ok, ci sono. Cosa mi suggerisci di cercare? Qualsiasi cosa possa aiutarci a scoprire chi è il cecchino. A giudicare da questo posto sembrerebbe proprio che il nostro cecchino sia in realtà una cecchina. Che cosa? Dovresti vederlo, Reg. È il rifugio da cecchino più femminile che tu possa mai vedere. Come? Che cosa vorresti dire? Sì. Non lo so, è solo che mi fa venire in mente una ragazza. Ci sono oggetti da donna, il nome Brent inciso sul muro con una scrittura femminile. E poi... emana un profumo decisamente gradevole. Ok, ascolta, mandami le foto di tutto ciò che potrebbe tornarci utile. Lo sai, ti dico, presente, Peppe? Dopo faccio un'altra live. Perché mi sta intrigando il gioco. Anche se già lo conoscevo. Sa chi è però. Questo Brent? Non posso aiutarti. Sì, in effetti sembrano proprio un paio di... Porterò anche del sì di questo gioco, Troppo piccole per essere di un uomo. Un serial killer che legge Jenner, non ci credo. Jenner è una sorta di giovane Holden al femminile. Vabbè. Non c'è dubbio, questi appartengono decisamente a una donna. Come se lo sapessi. Allora, c'è altro di interessante? Calma, sto cercando. Questo rientra tra le cose interessanti.
interessante, già. Proverò a fare una ricerca incrociata nel database inserendo questa foto e il nome Brent. Forse avremo fortuna. Ma questo è figo, eh? Una bella illusione. Se avessi il fumo e i laser, potrei organizzare degli spettacoli di luci nel nostro salotto, per esempio. Ah, ecco un buon uso dei tuoi poteri. Sai, Reg, stavo pensando ai reggiseni. Ok, basta. Va bene, sul serio, non dire un'altra parola. Stavo pensando, una volta da Augustin, inizierò con il fumo e poi, quando è alle corde, zap zap, tirerò fuori il laser. Mi sembra un buon piano. Il piano del cazzo, vorrei dire. Ehi, ho trovato qualcosa sulla foto. Un certo Brent Walker è stato arrestato 2 anni fa per detenzione di droga. Senti qua, è stato trovato morto 2 mesi dopo in un vicolo. Causa della morte, una singola ferita di origine sconosciuta sul torace. Invio l'indirizzo del vicolo. Ok, la nostra ragazza ce l'ha con gli spacciatori. Così sembrerebbe. Però, zitto. Bravo. Se uccide solo gli spacciatori, perché i notiziari la descrivono come se invece scegliesse le sue vittime a caso? Perché è strano? Sarebbe più logico se il DUP facesse sapere alla gente che gli omicidi non sono casuali, che se non sei uno spacciatore non corri pericoli. Ridurrebbe il livello di panico. Vuoi dire che il DUP sta cercando di spaventare la gente? Il suo compito è controllare il panico. Sì. Sì, è incentrato sul suo passato e... Beh, racconta tutto del suo passato in poche parole. Armati, sembra che ci sia in corso uno scambio di droga. Odio fare il poliziotto con te, no, ma ogni cittadino ha il dovere di intervenire quando assiste a un crimine in corso. Dunque, adesso ti sta bene che uccida la gente con i miei poteri? Non ho detto di ucciderli, solo dagli una lezione, spaventali un po' e distruggi la loro merce. Sono già una missione. Dovresti vederlo. La nostra Speedy Gonzales Singonnella è una writer e anche talento. Sì, ma ricordati che è anche un'esperta assassina, va bene? E anche piuttosto brava. Devi ammettere che sa come si disegna un vortice. Dovrebbe lasciare le candele accese. Ha realizzato un grazioso altare. Lo trovo alquanto commovente. Sì, beh, c'è commozione positiva e commozione negativa. Poi c'è qui. E adesso passiamo al pezzo forte del tour. Questa qui è completamente fuori di testa. Ok, quindi la ragazza si è fermata per comprare del cibo da asporto ed è venuta qui a sedersi con Neon Brent per raccontargli tutto mentre lei si ingozza. C'è un locale di Olaf lungo la Alaskan Way. Dovrebbe avere una delle insegne al Neon più grandi della città. Ehi, se avessi dei poteri al Neon e mi piacesse la zuppa di pesce, andrei lì. Ci sto andando. Ok. Commozione cerebrale. C'è un rosso? Io mi faccio schifo, alcune volte. Allora. Io finisco qui. Salvo, perché devo salvare. Intanto ci vediamo tra poco. Sto andando in onda? Sì, sto andando in onda, perfetto. Ci vediamo tra poco. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su Twitch, su YouTube come Kingslave Corporation. E ci vediamo tra poco.